Avete presente quando incontrate qualcuno e vi chiede come va? Io personalmente rispondo sempre tutto bene, tutto a posto, sto sempre a lavorare, sto un po' esaurito, comunque nel complesso tutto a posto. Ma non è vero che sto sempre a lavorare, è che quando non lavoro io faccio sempre in modo di avere mille cose da fare, perché forse di base sono un po' iperattivo. Iperattivo! Chi è eccessivamente attivo, oltre il necessario, fino alla frenesia. Iperattivo è anche chi ha un comportamento difficilmente controllabile per irrequietezza e instabilità. In questo video vi racconto un quasi fallimento legato a una questione di idraulica. Giovanni, sai cosa accadrà oggi? Oggi che succede? No. Noi daremo nuova vita a questo studio. Ogni angolo della Slim Dogs è ricoperto di cose, oggetti, attrezzature, persone. Tutto è stato scelto da noi, tutto tranne una stanza. Non abbiamo ancora sistemato di qua! Il bagno. Guarda che schifo, guarda! Non sarebbero fieri di noi i nostri genitori vedendo che viviamo in questo bagno. Lo vedono, che non è che. Tutto schifo, sto di oggi. Quindi, lo sistemiamo. Adriano Santucci non crede in questo nostro progetto. No, ragazzi, io sono sicuro che tornerete che avrete comprato una merda. Essere un believer. I believer cambiano il mondo, non i non believer. Vabbè, abbiamo una lista, leggiamo la lista. Armadio, asciugamani, porta asciugamani, lavandino da guardare. È stato un periodo di grande lavorazione. Abbiamo lavorato molto ed era ora di tornare a fare del bricolage. Era necessario. Abbiamo trovato lo stile giusto per il nostro bagno. Questo lavandino con questo mobiletto e questo mobiletto e soprattutto questo rubinetto. Quando Adriano Santucci vedrà la fattura del pagamento di questa roba si arrabbierà molto. Marco Cioni, lui, sta comprando tutte cose che non erano previste. Stuva, stuva, stuva. Ingolf, Knapper, Fritidslacht, Muscan, Silveran, Krakskar, Ronkskar, Godmorgon, Ragdgrunt. Vai, vai tranquillo, senza paura. Atletico, Scattino. Torniamo al concetto di iperattività. Anni fa sarei stato il pazzo del villaggio che proponeva agli altri di sbragare un lavandino. Oggi sono stati proprio gli altri a dirmi: dai e sì, sbragamo tutto. Quello che è successo con gli altri Slim Dogs è che in questi anni ci siamo contagiati questa voglia di fare le cose, questa iperattività. Ora, l'idraulica non è proprio una cosa semplice e io non credo di essere totalmente in grado. Quindi rischio di allagare tutta la Slim Dogs. Staremo a vedere. Allora, prima di andare via, oggi dobbiamo smontare e togliere la monnezza dal mobiletto vecchio. Marco Scioni, l'uomo più forte del mondo. Togli sto casco del mobiletto da legno a ferro. Bastardo. Ora non lo rompete, teste di. Come lo vuole rompere? Piegalo. Come l'ho portato? Peccato l'ho portato. Calmo. Dov'è? Fuori, dietro. Fuori, lo mettiamo. Quindi, adesso la situazione è questa. Tutto libero, bellissimo come non mai. Io non so se me la collo di smontare il lavandino così. Ho paura che non sapendolo fare smonto il lavandino e poi non riesco a rimontarlo. Che operazione sbagliata. Ok, prima di farlo però mi metto ora in un angoletto così non mi sente nessuno. Chiamo Omerone e gli chiedo se secondo lui sarò in grado. Ciao, ti disturbo? Ti volevo chiedere un consiglio. Abbiamo comprato un lavandino nuovo per lo studio perché il nostro si è crepato e tra un po' ci rimane in mano. Secondo te, sono in grado io di svitare sia l'acqua calda e l'acqua fredda? Io dico sì. Lo puoi fare proprio perché sei fortissimo. Madonna, perfetto. Certificato da Omerone. Ti farò sapere, se ti mando una foto di me allagato vuol dire che ho sbagliato qualcosa. E vuol dire che corro subito a darti una mano. Che dolce, va bene, dai. Ciao, ciao, ciao. Me la collo. Che giorno è? Venerdì. Non è vero, è lavandì. Lavandì. È proprio il momento di sbragare tutto. C'ho già il numero dell'idraulico in canna, pronto ad essere contattato. Ah, ecco cosa non ho portato. La chiave a pappagallo. Andiamo a chiedere a Fred. Mi vado a chiedere io? Sì, vai. Sto andando a prendere il pappagallo da Fred. Voi siete matti. Siete fuori di coccia. Allora.
il pappagallo classico. Grazie. Prego. Tenga, mister. Chiudiamo l'acqua principale. Praticamente in corrispondenza di quel pezzo di muro c'è un tombino di plastica fuori. Questo qua vicino alla scatola del tombinetto lo devi chiudere. Ah, apriamo il lavandino. Mica bello! Sono... è solo una cosa che non capisco. Vabbè. Che disastro. C'è questa soluzione. Bruno? Ti disturbo? Mi senti? Bruno? Sì. Ciao. Che cosa hai combinato? Allora, questo è il nostro merdo. Io sì. Devo ripartire da questo Vito sì. Johnson. Ci attacco il mio amico nuovo sifone. Poi a questo gambo che mi allontana troppo. Esattamente. Quindi a te ti serve da andare forza dove era per lei e prendere. Non c'è un pezzo di tubo. Va bene, adesso allora poi ti farò sapere come va. Grazie. Va bene, caro. Grazie mille. Vabbè, andiamo a comprare sto tubo. Temme. Ci dividiamo in due squadre. Io vado alle Leroy Merlin, tu fai monti mobiletti. Via operazione mobiletti. Lasciamolo così, che dite? È il momento della grande prova. Fammi sapere quando... apri piano! Apri bene! Non per aprire! Oddio! No, no, no. Chiudi. Perde. Chiudi. Perde. Sì. Oh no. Vabbè, ne metterò altro. Tentativo numero 2. Vai, Benedetta, delicata, apri piano. Sì, vai, vai. Oddio. Siete pronti? Sì. Vai, vai, apri tutto. Tutto. Pare che funziona. Ma sei un idraulico! Allora sei bravo! Tu potresti aggiungere idraulico! Puoi lasciare aperto! Pazzesco, non credevo proprio, eh! Oh, non hai capito, ha azzeccato pure acqua calda e acqua fredda! Incredibile! Io vado proprio fiero di questa cosa! Bravo! Assaggiargli questo piccolo scroto di plastica. Me la sono rischiata perché non si scherza con l'idraulica. Mai! Però mi è andata bene e ne sono uscito. Funziona. Il lavoro qui ancora non è completo, manca di sostituire quello specchio. Questa finestra secondo me andrebbe riverniciata tipo di grigiolino o di bianchino. E questo buco nel muro ancora non è stato sistemato, quindi vabbè, va tappato. Però ogni cosa ha il suo tempo, quindi per ora questa avventura finisce qui. Ora, considerando che c'è una persona che non credeva in noi, è giusto che sia lui a finire questo video. Adriano, potresti venire un attimo? Ragazzi, potreste non urlare? Dato oh, che... sei un nano di me. Non c'entro. Guarda, tanto me ne vado. Cose, se questo video vi è piaciuto, mettete un like. Il bagno è bello. Ma io non le so dire. Sì, di tutto. Se questo video vi è piaciuto, condividetelo, mettete un like e andate in pace. Ah, perfetto. Domenica pace, mattina, domenica, esatto. Perfetto. Andate ciao. In pace, ciao. Il bagno, ah, raga, il bagno, guarda prima. Il lavandino, dai. Alla fine ha un suo perché. Qui abbiamo creato un buco per una stufa. Yeah.